Siamo nel mercato di Piazza d'Armi, il punto di incontro di unione dei commercianti aquilani che prima del terremoto vendevano in Piazza Duomo nel cuore della città. Lo facciamo periodicamente, siamo venuti a chiedere come vanno le cose. Da più voci si leva una richiesta, anche per quella che sarà l'amministrazione che verrà, di realizzare finalmente all'Aquila un mercato coperto. I commercianti, infatti, soprattutto l'inverno, si sentono penalizzati. Quello del mercato coperto continua ad essere un desiderio per i commercianti di Piazza d'Armi. Se le cose in estate vanno meglio e qualche affare in più lo si fa, in inverno le difficoltà per una città come l'Aquila sono notevoli. E così per gli ambulanti, che spesso non possono montare neanche le loro bancarelle a causa delle condizioni atmosferiche. Il mercato di Piazza d'Armi, diciamo che attualmente, con la chiusura delle scuole, va un po' a rilento. C'è da dire che noi siamo molto penalizzati quando c'è brutto tempo, quindi avremo anche bisogno, proprio un bisogno repellente di una copertura del mercato, altrimenti le cose non è che vanno tanto bene. Al futuro sindaco della città dell'Aquila una serie di richieste, magari più attenzione per la categoria. Siamo a pochi giorni dal ballottaggio che decreterà il nuovo primo cittadino di questa città, saranno anni impegnativi, l'Aquila è impegnata nella ricostruzione. Voi avevate diversi progetti, il mercato coperto e quant'altro, quali impegni chiederete come categoria al nuovo sindaco? Allora, al nuovo sindaco gli chiediamo di mettere dei navetti al mercato, che sono molto importanti perché i nostri clienti cercano le navette, che se ne vedono ben pochi in tutte le parti, ma nel mercato soprattutto, perché c'è persone anziane che vogliono venire al mercato e sono molto fiduciosi del nuovo sindaco, che sarà o di destra o di sinistra, che verrà a governare questa città, speriamo la persona più giusta.